Buongiorno da Casale Monferrato, siamo in Piazza Castello dove si sta svolgendo il mercato ambulante. Primo giorno in cui ci sono tutti i banchi. Siamo qua con un rappresentante della Protezione Civile per sapere com'è andata. Allora, com'è oggi? Ma al momento sembra che la distribuzione stia andando molto bene. Abbiamo istituito 3 ingressi e 4 uscite, quindi abbiamo facilitato un po' tutta la cittadinanza. Come prima apertura mi sembra che vada molto bene. I banchi sembrano soddisfatti, la gente rispetta molto le regole, quindi ci sta aiutando più di ogni altra cosa. Quali sono le regole per accedere al mercato? Le regole per accedere al mercato sono che abbiamo istituito una corsia di ingresso e una di uscita. Le persone che accedono devono indossare obbligatoriamente la mascherina, nonostante sia un luogo pubblico che però è frequentato da molte persone. E da oggi non viene più misurata lo stato febbrile delle persone. Per il resto penso che vada tutto bene, non ci sono state problematiche con nessuna delle persone intervenute, abbiamo dato ulteriori informazioni, penso che più di così non si possa fare. Oggi come oggi, che è la prima volta che il mercato è stato organizzato sulla sua totale disponibilità di vendita. Siamo al mercato, il mercato sperimentale come vedete è molto più grande di quello al quale siamo abituati, è molto più grande a livello di spazi, non di banchi. È un'iniziativa che credo possa pian piano portarci alla normalità. Vedo tutti con le mascherine, quindi vedo tutti disciplinati, vedo le distanze di sicurezza rispettate. Direi Luca, col quale abbiamo organizzato tutto il percorso dei test sierologici oggi e dei tamponi, stiamo ottenendo un buon risultato. Voglio ringraziare particolarmente il nostro assessore al commercio Gianni Filiberti, gli uffici, Enzo Amic, capo di gabinetto e coordinatore della Protezione Civile, che con i suoi uomini sta garantendo il servizio. Ma io sono d'accordo col sindaco, perché oggi questa è la dimostrazione di un altro passo per un ritorno alla normalità, una normalità che non può tornare a essere da un giorno all'altro, ma che a piccoli passi come quelli di adesso sta pian piano ritornando dentro di noi. Ovviamente ci sarà da rispettare delle regole fondamentali come sono quella dell'adozione della mascherina o delle distanze ove possibile, ma credo che questo sia un importante passo avanti. I prossimi giorni ci sapranno dire quanto e come tutte queste nostre iniziative potranno continuare ad andare avanti, ma io sono speranzoso perché si vede un po' più di luce in fondo al tunnel. Per la parte della polizia locale, com'è stato organizzato questo mercato? Sì, buongiorno, il mercato sono stati tracciati 170 posti più o meno circa, sono stati tracciati in modo da mantenere il distanziamento tra una fila e l'altra, tra un banco e l'altro di circa 5 metri, distanziamento laterale di 1 metro, questo a seguito dell'emergenza. Di conseguenza è stata modificata la viabilità chiudendo le due carreggiate principali per, a seguito dello spostamento delle varie corsie. Penso che non ci siano problemi perché comunque gli ambulanti sono soddisfatti